Salve, bentornati o benvenuti, io sono Salvo e oggi parliamo di questo contenuto qua dentro che c'è qua dentro. Vi faccio vedere ora una bellissima cosa che in pratica, non ve lo dico ora, ve lo dico dopo, ci potrebbe servire per chi ha un ufficio, per chi vuole fare degli accessi e poi lo vediamo, facciamo un unboxing, vediamo come funziona, come ci possiamo fare mandare casomai una notifica. E se vogliamo la notifica, se non la vogliamo niente, non ha importanza. E andiamo direttamente ora sul banco da lavoro, così andiamo allo sgabuzzino di Salvo, il mio sgabuzzino, ormai l'ho battezzato così, e andiamo a vedere cosa si può fare con questo aggeggino qua. Prima facciamo l'unboxing e poi andiamo a installarlo. Ok, a questo punto vi chiedo di registrarvi qua sotto, di attivare tutte le campanelle, di registrarvi al mio sito, al mio canale Telegram, Telegram Discussioni, e condividere con tutti. E ora, sigla. Ok. Ora andiamo a fare l'unboxing di questo oggettino del desiderio e lo andiamo a far funzionare anche con le sue card, che ripeto non l'ho comprato per clonare carte, ma l'ho comprato perché siccome costano tipo 1,10 euro di queste, l'ho comprato apposta per fare questo video qui. Quindi ora andiamo a fare questo video e andiamo a vedere come si può sistemare, che cosa si può fare con questa apparecchiatura qua. Intanto andiamo ad aprire la scatola, non c'è scritto niente, vi lascio anche il link qua sotto se vi interessa. E troviamo un fogliettino dove è tutto il manuale, delle card, queste sono le card originali, senza di queste non possiamo fare niente. Un cavetto di alimentazione per tutti i contatti. Poi ci abbiamo questo qui che è la schedina con la sua antenna e troviamo pure tutti questi badge che dovrebbero essere 10 badge, ma non ci interessa contarli, ci crediamo in fiducia. Prendiamo due badge e li mettiamo di lato. Ok, questa scheda, che cosa serve questa scheda? Questa scheda non serve altro che quando per esempio io voglio far entrare dentro un ufficio o in un B&B o da qualche parte dove voglio far entrare qualcuno e voglio riconoscere anche chi sia e chi non sia, lo possiamo fare con questa schedina qua. Molto semplice, una schedina che legge la card e basta. E ora andiamo a vedere che cosa può fare, poi noi che cosa facciamo, l'andiamo a associare anche a un Sonoff Mini, che io ho sempre il mio Sonoff per il test, e andiamo a vedere che cosa succede, che cosa possiamo fare. Possiamo aprire un portone, possiamo far accendere una luce, possiamo fare quello che ci interessa, ma nel frattempo ci facciamo arrivare anche una notifica nel telefonino, ma l'abbiamo visto anche nell'altro quello là a tasca, questo qui, questo qua, quindi possiamo anche abbinare questo con quello e mettere la card. Vi ricordo che questo qui, la card, se non avete la card originale che vi danno loro, non vi serve a niente questo, lo potete anche andare a buttare perché non si può riprogrammare. Ok, a questo punto andiamo a prendere il manualetto e andiamo a leggere quello che c'è scritto. Allora, questo è tutto lo schema, come viene montato il tutto. Abbiamo i contatti dove andiamo a collegare questo qui, che praticamente è dove andiamo a mettere tutti i nostri collegamenti. Poi abbiamo i giamperini S1 e S2, sono questi qui che servono a temporizzare la nostra schedina. Poi abbiamo i LED di notifica, quindi verde acceso e aperto, rosso non è stata accettata. Il buzzer, che è per sentire il beep se è stato attivato oppure no. Poi abbiamo questa qui, è la nostra antennina. E poi abbiamo i giamberini per dargli la 5 volts oppure a contatto pulito. Noi lasciamo a contatto pulito
E basta, non c'è più niente. Questo è un IR port, servirà per fare qualche cosa col telecomando, ma a noi non ci interessa. E andiamo a vedere direttamente. Lui funziona con il DC 9 volts 24. Il voltaggio è da 60 mAh a 80 mAh, ma vabbè, noi ci mettiamo tutto quello che ci possiamo mettere, non ce ne frega niente. E allora, il range di posizionamento della card è dai 10 ai 5 cm. Funziona a meno 40 centigradi, gradi centigradi e 60 gradi centigradi, più 60. Card compatibili, anzi, capacità di card sono 2000 pezzi, quindi possiamo avere 2000 pezzi tra questi e le card. Poi, supporto card style e M card. E la frequenza è di 125 kHz. Invece, per quanto riguarda i cavetti, questi cavetti qui, abbiamo il positivo e il negativo, poi ci abbiamo il giallo e il normalmente chiuso, poi ci abbiamo il comune, normalmente, anzi, è normalmente open, normalmente aperto e giallo, poi ci abbiamo il comune e il bianco. Normalmente chiuso è il verde e poi questo qui non è altro che un tasto di puls un pulsante possiamo fare per attivarlo anche senza beige. Quindi se abbiamo, per esempio, siamo all'interno, vogliamo aprire la porta, mettiamo un pulsante qui a massa e lui ci farà aprire la porta. Ma ora poi andiamo a vedere. Per quanto riguarda il pin 2, che sarebbe quello che vi ho fatto vedere prima, dovrebbe essere questo qui, J2. Abbiamo il green che è 5 volts, il white, ah, è questo qui, scusatemi, questo qui qua sotto, e il black è data. Quello che abbiamo J3B è pin 1 e pin 2, red e black è l'antenna, sarebbe a dire questa qui. E poi c'è tutta una serie di funzioni spostando S1, S2 sarebbero questi per farla funzionare, ma io già l'ho messa in questa maniera, l'ho lasciata in pratica, l'ho lasciata a 1 secondo di apertura e poi l'ho messa a normal working mode, praticamente normalità di funzionamento e niente, solo questo qui, non c'è più altro. Ora andiamo a posizionarci questo in una scatola 503, facciamo la prova. Io ho questa qui, la andiamo a montare direttamente su questa scheda qua, su questo contenitore. Facciamo finta che sarebbe bello che c'era anche qui un simbolo tipo tag. E la andiamo a posizionare, ci dovrebbe entrare, non dico perfetto, ma quasi perfetto. Questo noi lo andiamo a posizionare direttamente sul coperchio e lo andiamo a fissare con un po' di nastro adesivo. Tanto è solamente una prova, tanto per provare se funziona. Ok, questo qui è montato qua. Ora noi qua andremo a dare la corrente, quindi andiamo a dare i 12 volts e andiamo a collegare pure qualche cosa, che so, colleghiamo. Allora, in questo caso possiamo collegare senza sono off, basta dargli questo qui e lo colleghiamo a un apriporta, a un alimentatore o un qualche cosa di attivazione. Ma io in questo caso non ce l'ho, anche perché non ho la serratura da poter aprire, e lo andiamo a collegare direttamente a un sono off, quello di test. Questo qui, questo già funziona a 220, basta dargli la 220, ma si potrebbero mettere anche quelli modificati a 12 volts o 5 volts come nei video che ho fatto precedentemente. Quindi cosa facciamo? Gli andiamo a mettere questi due fili su S1 e S2 e li chiudiamo. Perfetto, in questo caso è andato così. Ora dobbiamo dargli l'alimentazione. L'alimentazione ci serve un alimentatore 12 volts, che io ho il mio alimentatore da banco. E quindi cosa facciamo? Lo facciamo passare da sotto, così possiamo anche chiudere la cassettina e
e andiamo a collegare il positivo e il negativo. Perfetto, e questo già è pronto. Ora abbiamo questo qui, gli possiamo dare un pulsante, quindi possiamo anche utilizzare un pulsante per poter aprire e chiudere la porta. Quindi non so, ci prendiamo un pulsantino, lo andiamo a montare e usiamo questo pulsantino per andarlo a collegare direttamente. Allora, facciamo finta che è un apriporta. Quindi andremo a collegare questo su un polo e lo andiamo a collegare su un polo del pulsante e lo stringiamo. E poi prendiamo un filo negativo, lo colleghiamo al secondo polo. Del pulsante lo andiamo a mettere direttamente al negativo, quindi lo collegheremo insieme all'altro negativo in questa maniera qua. Ok, in questo punto ci resta solamente il filo giallo che non ci interessa, anzi per non avere problemi lo tagliamo e lo andiamo a chiudere qua. Allora, questo qui andiamo a dargli l'alimentazione tramite questa, lo facciamo entrare da dietro. E andiamo a collegare al nostro sonoff. Poi magari per chi vuole può anche dissaldare i due fili e collegarli su questo qui, quindi si dissalda i due led rosso e verde e li può andare a collegare qua, ma questo lo vedete voi se lo volete fare. Andiamo a dare l'alimentazione al negativo e il positivo, cioè la fase al son off. Perfetto. Ora che cosa ci resta? Ci mettiamo, non lo so, una lampadina, almeno sappiamo che si accende e così è tutto ok. Ok, per quanto riguarda la lampadina andiamo sempre il filo da dietro e li andiamo a collegare uno al neutro del son off, lo stringiamo e uno alla fase del ritorno adesso no, all'uscita adesso no. Ok, a questo punto abbiamo fatto tutti i collegamenti corretti, quindi abbiamo messo l'alimentazione rosso e blu, i due marroni che dovrebbe essere un marrone blu e marrone che è il neutro della lampada e un marrone solo della lampadina S1 e S2 collegati all'impianto. Ok, ora io vado a chiudere tutte cose e magari allargo il quadro perché qua mi sembra che non c'entra tutto. Ok, a questo punto andiamo a chiudere tutte le cose dentro la scatola. E andiamo a posizionare la nostra antenna tag. Vi ricordo che nei futuri video vi farò vedere come si possono programmare le schede. E quindi come funzionano queste schede. Ok, allora facciamo uscire bene i fili. Perfetto, quindi abbiamo detto che abbiamo la lampadina, questi li possiamo levare tutti,
l'alimentazione del sonoforo la colleghiamo già subito e andiamo a collegare anche l'alimentazione a 12 volt. Quindi abbiamo attivato tutte cose, accendiamo l'alimentazione, mettiamo a 12 volt, tanto arriva anche a 24, come ci dice lui non abbiamo nessun tipo di problema. Da 0 a 24 è stato tagliato da chi mi ha mandato questo progetto, questa cosa, e lo portiamo e andiamo a dargli l'alimentazione al nostro tag. Si è sentito già il tag che si è acceso, quindi ora in qualsiasi tag che passo questo beep, doppio beep, significa che non l'ha preso. Qualsiasi beep che noi prendiamo non lo prende. Però possiamo, ora non so se è configurato giusto il Sonoff Mini, possiamo accendere da qua e accendere la lampadina, e da qua la possiamo andiamo a configurare un attimo il nostro Sonoff. Ok, una volta che abbiamo fatto il tutto, io ho riaperto perché così possiamo anche vedere il fatto dei LED. Qua ci abbiamo il LED rosso e il LED verde, quindi se io avvicino il tag registrato mi apre e mi accende la lampadina. Ho configurato il Sonoff che deve stare un secondo e mezzo, e poi, nel senso che apre la porta e si spegne, perché sennò si brucierebbe la serratura. Quindi andiamo a vedere. Questi sono i tag già memorizzati. Come si memorizzano i tag? Allora, andate, facciamo una cosa. Per cancellare i tag, andiamo in programmazione con il tag. Ok, ora è in programmazione, lo sto cancellando. Cancella il primo tag, cancella il secondo tag e chiudo la programmazione. Ok, in questo caso dovrebbe comparire, se passo questo qui, dovrebbe comparire il LED verde. Se non accende vuol dire che non passa. E infatti mi dà il beep, però non è configurato. Allora, io in questo caso posso configurare anche, perché abbiamo due carte, abbiamo la carta delete e la carta che memorizza. Quindi andiamo a vedere la carta che memorizza. Come si fa? Andiamo a posizionare, lui lampeggia il verde, e andiamo a memorizzare il primo e il secondo. Possiamo anche memorizzare una carta di queste qui, quindi un pass di questi. Ne prendiamo uno e lo andiamo a passare. Ok, in questo caso abbiamo memorizzato una carta e due beige. Andiamo a chiudere il circuito e si rimette in funzione. Allora, se io ora passo la carta, questa qui, dovrebbe accendere il verde. Perfetto. Se io passo il beige, questo qui, ci fa accendere l'altro. Se voglio anche questo, lo possiamo fare. Ovviamente si possono anche cancellare tutti e rifare tutti da capo, questo non è un problema. Ora andiamo a cancellare, abbiamo tre carte, una carta e due beige. Andiamo a cancellare questo beige qua. Prendete la carta delete, lampeggia, cancelliamo questo e richiudiamo la programmazione. Allora, in questo caso, questo qui, no, non si accende più la lampadina, è stato buttato fuori. Ma con questo funziona perfettamente. Questa è la carta. Ok, ora a questo punto possiamo chiudere tutto e andiamo a vedere. Quindi non ci interessano più, perché noi abbiamo programmato i nostri beige tranne questo qui, e andiamo a vedere quello che va a fare la funzione e se ci arriva la notifica. Ok, a questo punto io ho fatto tutta l'installazione, andiamo a vedere. Per esempio questo qua è il pulsante che ci andiamo a mettere dentro l'appartamento, dentro l'ufficio, dentro dove ci interessa a noi. Andiamo a schiacciare e in pratica ci accende il Sonoff e ci fa funzionare il Sonoff. Oppure abbiamo le nostre carte che avevamo registrato precedentemente, quindi passiamo e si accende, e ci dà anche la conferma. E poi ci dà anche questo qui, che praticamente non è registrato perché l'avevamo cancellato precedentemente. Ok. E la carta. Niente, questo era un piccolo video. Ovviamente ci possiamo fare mandare anche la notifica. Basta andare su... Andando, mettiamo LAN control. E andiamo a mettere condividi. Ok.
Ok, in pratica già dovrebbe arrivare la notifica. Vediamo se è vero. Ok, la notifica è arrivata qua. Mini test off, mini test on. Vediamo se arriva. E da qua possiamo fare scaturire tutto quello che ci interessa. Poi funziona perfettamente. Ok, a questo punto ho cancellato tutte le carte. Andiamo a ri rivedere come si fa anche senza vedere i LED. Basta prendere la carta, questa qui, e in questo caso è pronta per memorizzare. Una, due e tre. E chiudiamo la programmazione. A questo punto dovrebbero funzionare tutte e tre. Uno. Ovviamente arriva anche la notifica. 2 e 3. Ora li andiamo a scodificare tutte e tre. Per scodificarla dobbiamo prendere la carta dell'Ethe Card. 1, 2 e 3. A questo punto chiudiamo la programmazione e non ci arriverà più la notifica e non si accenderà nemmeno più la porta. Quindi a questo punto, però, col tasto questo qui sempre possiamo far funzionare e farci arrivare la notifica. Ok, la notifica ci arriva sempre. Ok ragazzi, abbiamo visto questa piccola scheda, quello che può fare, come si può installare, come funziona. Abbiamo visto benissimo tutto. Ottima. Fate quello che vi ho detto. Possiamo far aprire a chiunque la porta e chi vuole e chi deve stare fuori lo lasciamo fuori. Niente, vi volevo solamente chiedere se sono stato utile di lasciare un like verso sopra, di registrarvi qua sotto al mio canale. Al mio canale Telegram, al mio canale Telegram Discussioni, c'è anche il mio sito. Attivate tutte le campanelle, se sono stato utile, fate quello che volete. La cosa più importante è condividere. Condividere tanto. Ragazzi, a questo punto vi rimando al mio prossimo video. Ciao e grazie!